Buongiorno cari amici, la pace del nostro Signore Gesù sia con tutti voi in questa mattina. Leggeremo quest'oggi un passo tratto dalla seconda lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo, capitolo 3, versetto 18. Noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Il cristiano ha un grande privilegio, quello di contemplare la gloria del Signore Gesù Cristo ed essere trasformato in somiglianza a Lui. Questo è il risultato quando lo riceviamo per fede. È anche vero che la nostra vita, come uno specchio, riceve la luce da Cristo e la riflette agli altri. Come il volto di Mosè rifletteva la gloria di Dio sul Sinai, così la nostra vita può riflettere la gloria del Signore, che è il suo carattere, e rifletterla ad un mondo perduto che giace nelle tenebre. Il piano di redenzione ha come scopo quello di ristabilire l'immagine di Dio nell'uomo. Ma come può avvenire questo, dato che noi tutti siamo peccatori? Dalla nascita abbiamo ereditato dai nostri genitori le tendenze peccaminose, ci siamo allontanati da Dio e la nostra giustizia è come un panno sporco. Come possiamo riflettere la gloria del Signore quando ci scopriamo egoisti, orgogliosi e attaccati ad abitudini peccaminose che diventano dei veri e propri idoli nella nostra vita? Nonostante questa condizione umana apparentemente disperata, la parola di Dio ci dice: contemplate Gesù Cristo. La contemplazione dell'immagine di Cristo agisce sulla nostra natura morale e spirituale, come la presenza di Dio agì con Mosè. Il cristiano più umile, che guarda costantemente a Cristo come il suo Redentore, rifletterà nella sua stessa vita qualcosa della gloria di Cristo. Se continua fedelmente a fare questo, egli proseguirà di gloria in gloria nella sua esperienza personale cristiana. La trasformazione sarà progressiva, avanzerà di un passo di gloria all'altro. La nostra assimilazione spirituale di Cristo avviene attraverso la sua gloria e porta a rifletterla nella nostra vita. Questa trasformazione spirituale che procede da Cristo avviene solamente attraverso l'operazione dello Spirito Santo, che avendo accesso al cuore santifica, glorifica la natura e la rende simile alla perfetta vita di Cristo. Molti vanno in chiesa, si sentono rinvigoriti e confortati dalla parola di Dio, ma trascurando la meditazione, la vigilanza e la preghiera, perdono la benedizione ottenuta e si ritrovano spiritualmente più poveri di prima. Spesso ritengono che Dio li abbia trattati con durezza e pensano anche che Dio li abbia abbandonati, oppure nasce in loro il pensiero che Dio non esista. Non si rendono conto che è colpa loro. Essendosi separati da Gesù, non possono più godere i benefici della sua presenza e perciò camminano nelle tenebre. Nella nostra vita di ogni giorno dovremo fare attenzione a non dimenticare Gesù. Capita spesso che senza neanche accorgerci, egli non è più con noi. Questa separazione da Cristo si verifica quando ci lasciamo assorbire dalle realtà terrene a tal punto da non pensare più a colui in cui si accentra la nostra speranza di vita eterna. Gli angeli non possono rimanere dove la presenza del Salvatore non è desiderata. Per questo motivo, molto spesso, coloro che si professano cristiani cadono nello scoraggiamento oppure nello scetticismo. Cosa possiamo quindi fare noi oggi? Ecco un passo possibile da compiere. Lo spirito di profezia ci dice: sarebbe bene dedicare un'ora al giorno alla meditazione e alla contemplazione della vita di Cristo. Dovremmo esaminarne ogni particolare, immaginando tutte le scene, soprattutto quelle finali. E mentre ci soffermeremo così sul grande sacrificio compiuto da Gesù per noi, la nostra fiducia diverrà più stabile, il nostro amore più forte e il suo spirito penetrerà maggiormente in noi. Decidiamo di fare questo. Ascoltiamo
cosa dice il profeta per i nostri giorni e prospereremo nella vita spirituale. E questo è il mio desiderio per tutti noi. Amen.